Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con il mio caro Alessio Sacara. Ripartiamo un format che ha funzionato tantissimo, che è piaciuto tantissimo, con la simpatia e l'esperienza di Alessio, dove parleremo di allenamento, integrazione, tutto quello che riguarda il mega mondo degli sport da combattimento. Però prima di tutto iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi video e intanto iniziamo con le domande. Ale. Parlando di preparazione atletica in senso ampio, no? Abbiamo trattato più argomenti, dall'alimentazione, abbiamo trattato di tecniche, abbiamo parlato dell'importanza appunto della preparazione atletica, dell'integrazione. Ultimamente si sente anche riprendere parecchio, sia in ambito, diciamo, sul campo, ma anche in ambito istituzionale, nei congressi, convegni della medicina sportiva, l'importanza del sonno. Sì. Tu quando ti avvicini all'evento, al match, hai difficoltà a dormire? Quanto impatta la scarsità del sonno? Quanto fai fatica ad addormentarti? Ah, partiamo dal fatto, ci tengo a dire questa cosa, che di mio c'è molta gente che ha bisogno, nelle fasi delle cinque fasi del sonno, magari di dormire ogni un'ora e mezza a fase. A me veramente ne bastano 30-40 a fase, io dormo pochissimo la notte. Però è la cosa più importante, rigenerarsi. Quindi il sonno, soprattutto per gli atleti, è importantissimo per recuperare. Ecco perché quando io ti dissi, e me lo ricordo ancora molti anni fa, soprattutto sotto combattimento, perché poi durante l'anno, se non dormo tutte le ore di seguito, so come fare i miei microsonni. Ma quando devo combattere ho bisogno di dormire. E da quando mi hai dato relax. Relax e restore. Restore, sì. Io divento tutto uno col cuscino. E lì, vabbè, lo sai te la formula che hai fatto? No, appunto, partendo dal presupposto che la difficoltà diventa ancora più marcata, perché? Perché nasce dal fatto che voi, comunque, l'intensità d'allenamento, la frequenza di allenamenti, l'adrenalina, tutto lo stress, sempre alta, è l'adrenalina, sì, tanto alta, che fa fatica a essere smaltita, poi dopo ci mette un po' a far entrare quello che è... Parecchio ci mette, ma non un po', parecchio. Diciamo che dalla mega attivazione ci mette un po' a essere smaltita, far subentrare il sistema parasimpatico, quindi portarci al riposo. Questa difficoltà, diciamo che amplifica via via che lo stress si accumula, l'alimentazione magari che inizia a essere un po' più in deficit calorico, facciamo fatica più a rilassarsi. E adesso ecco perché, come hai detto tu, diventa ancora più importante che questi processi che avvengono durante il sonno di rigenerazione, no? Di contrasto all'infiammazione. Gli allenamenti cambiano quando hai dormito bene di seguito senza mai svegliarti. Perché recuperiamo prima? L'allenamento già di impatto, sia il primo che il secondo, quello della soprattutto il secondo, perché delle volte magari io, essendo una persona di testa molto forte, anche se dormi poco, il primo lo faccio, il primo allenamento duro lo faccio, ma se sei un professionista noi ne facciamo sempre due. Però ma il secondo, se lo segna. Il secondo già arriva distrutto. Invece quando inizio a mettere l'integrazione completa per il combattimento, quindi inizio a 2 mesi dal match a prendere tutta l'integrazione, anche quella del sonno, non limiti proprio il cambiamento. Io perché diciamo che favoriamo quello che è i processi di recupero muscolari, i processi, sì, anche le cellule si devono rinascere ogni volta, devono continuare a ricostruirsi, devono mettere, sì, innescare quello che sono tutti i processi fisiologici, sì, fondamentali, anche perché tu vedrai che se inizi a saltare ore di sonno o addirittura delle notti non dormite, l'infiammazione diventa veramente sempre più forte. Esatto. Infatti vengono molti infortuni, molti amici miei mi hanno detto anche che negli infortuni che ho avuto il bicipite, magari non al ginocchio perché lì si è visto, però un'informazione su un pugno, ma hanno perché chiesto, è stato infiammatorio, mi aveva chiesto questo, se mi ricordassi se magari in quel periodo dormivo. Verissimo. Però io non, cioè, sinceramente non, ma mi ricordo. Guardiamo anche lo stesso, cioè, sistema immunitario, no? Sì, quanto, sì, sistema immunitario tantissimo. Perché tu inizi a perdere ore di sonno, sei più suscettibile ai raffreddori, ai malanni stagionali, sì, agli infortuni stessi. Sì, e quindi continuo a prendere questa integrazione, soprattutto ora che a breve spero di annunciare che sono appunto diciamo elementi naturali che favoriscono appunto quello che sono i processi fisiologici dell'addormentamento e della qualità del sonno.
Ale, parliamo di integrazione, entriamo più nello specifico del nostro argomento. Qual è stato l'integratore o gli integratori che ti hanno portato a un vero game changer, a un cambiamento in ambito di performance, durante la performance? Okay. Sono anni che ormai io e Gabriele collaboriamo, tra virgolette collaboriamo, perché ho chiesto dall'inizio, da quando ci siamo conosciuti, se si potevano fare degli integratori particolarmente specifici per i fighter che hanno bisogno di una resistenza, potenza alla resistenza a lunga durata, anche se magari sembra poco, però... Contando che è un mondo dove più dei sali minerali forse non si entrava mai. Io mi ricordo che mi dicevano prendi del Polase, ecco. Era questa la frase, già hai ripreso tutto. E invece non è così. E parlando serviva un integratore dove io durante, non solo durante gli allenamenti, ma anche durante il combattimento, nel minuto di recupero potessi integrare in modo semplice ed efficace, perché è tutta roba naturale, non c'è il doping, noi abbiamo il controllo del doping. E quindi ha creato questo intra-workout, Legionarius, che ormai è anni che sta, e moltissime persone lo prendono, che è efficace da morire, io lo posso assicurare, e sta sempre con me, ce l'ho nel mio zaino, ad ogni allenamento, durante l'allenamento, e poi c'ha tutte integrazioni, nell'integrazione ci sono molte cose che usavo in maniera naturale, che mi dicevano in Brasile, tipo l'acqua di cocco. Ecco, il discorso è che al fighter durante, diciamo, una performance così intensa, così prolungata, così dove la lucidità è fondamentale, non parliamo solo di prestanza fisica, ma anche la lucidità stessa è condizionata dall'aspetto glicemico. La glicemia deve rimanere il più costante possibile, e quindi tu devi essere sveglio, devi essere attivo, devi essere non solo forte, resistente. Infatti, no? Molti, anche io ero uno di quelli che magari ti prende il caffè, sali. E poi dopo c'è il crash. E poi c'è il crash e scende. Esatto. Invece il discorso del Legionarius che ha tirato fuori adesso Alessio è caratterizzato come fonte energetica di carboidrati, sì. L'isomaltulosio, che è un carboidrato a basso indice glicemico che ti mette come un diesel, energia costante, che parte lenta e smaltisce in maniera molto dolce durante... E io su questa cosa ci faccio delle battute, perché molti mi dicono mai fare un test anche, ma io dico, io c'ho, ieri pure è un'energia costante. Sì, no? Ma io dico sempre, c'ho la pozione di Asterix. Sì, perché io prendo sempre quella, poi mi vedono il sorseggio, che c'è la pozione di Asterix. Esatto, non è solo un discorso di idratazione, no? Cioè, uno si prende i suoi sali minerali e l'integrazione finita. Invece, diciamo che in ambito intra-workout, il mondo di integrazione sportiva ha creato il grosso del business degli ultimi anni, e questo con i bevande intra-workout, come può essere il Legionarius, a base di isomaltulosio come fonte di carboidrati principali, aminoacidi ramificati, fondamentali anche per il discorso, quindi, dell'endurance, sì, dell'anticatabolismo, del contrasto alla fatica, e poi abbiamo anche effettivamente l'acqua di cocco come elemento reidratante naturale ad altissimo indice di assorbimento. E quindi Legionarius, ragazzi, se no io e Gabriele veniamo a citofonare. Ale, abbiamo parlato di intra-workout, quindi durante allenamenti, durante i match, durante gli incontri, durante la prestazione, ma fondamentale per innescare fuori i processi di recupero è il momento del post-allenamento, il post-workout, quando finiamo, che l'organismo deve riassestarsi e innescare tutti sono i processi di recupero muscolare, del sistema nervoso, il sistema immunitario che interviene, insomma, e rimetterci in sesto per riprendere poi i nostri allenamenti anche nei giorni successivi. Immediatamente dopo l'allenamento, cosa prendi tu come integrazione, alimentazione, come ti comporti? Sempre seguendo sotto consiglio tuo, da tanto tempo prendo isofugi e protosamine. E delle volte quando mi sento veramente, voglio ritornare anche sul nostro integratore Legionarius, l'intra-workout, aggiungo delle volte uno shake, esatto, di misurina di Legionarius. Questo proprio per compensare le scorte di glicogeno che devono essere ripristinate, quindi ricaricare energia per essere più efficaci, efficienti nel recupero e nella prestazione successiva che andremo a fare. Protesamine appunto e isofugi come proteine isolate del siero, proprio per fornire prima possibile materiale plastico di ricostruzione, sì, sì. Protesamine, aminoacidi essenziali e semi-essenziali di rapidissimo assorbimento, e poi come
diciamo, con proteina completa, una proteina rapida di altissima qualità e valore biologico, che sono l'isofuge. Infatti te però mi dici sempre una cosa, che delle volte sotto preparazione, stando a dieta, c'ho fame, e te mi dici sempre una cosa: prima devi idratare, dai il tempo da idratare con l'integrazione e poi mangi. Ma soprattutto, giusto, post allenamento, diciamo che diamo tempo all'organismo che è in uno stato di iperinfiammazione, siamo a palla con l'adrenalina, non è propenso a digerire un alimento solido. Ecco perché lo faccio aspettare. Preferisco che intervenga con un'integrazione che non vada a impegnare troppo il sistema gastrointestinale, ma che arrivi presto comunque i mattoncini e le scorte energetiche devono essere ripristinate prima possibile, senza, diciamo, richiamare un impegno energetico in cui l'organismo è già impegnato, è già ancora sotto stress, adrenalina, sì. Siamo ancora col cortisolo scombussolato. Quindi prima andiamo a compensare con degli elementi rapidi, di facile presa, di facile digestione e assorbimento, e poi dopo aspettiamo quella mezz'oretta, quella fase dove noi andiamo a sfiammare quei processi di recupero che intervengono, insomma. Dopo possiamo permetterci di metterci a tavola comunque e alimentarci con degli alimenti solidi, di anche lì a base di carboidrati prettamente di alta digeribilità, e con un pasto proteico che va a supportare quelli che sono i processi di ricostruzione. Meglio se non mettiamo dei grassi in questa fase qua, ma che mettiamo un pasto combinato di carboidrati e proteine. Tutto questo lo confermo, perché da quando i camp che facevo tantissimi anni fa sono cambiati anche a livello di rigenerare il mio corpo tra un allenamento e un altro, che è una delle cose più importanti che uno sottovaluta. E quell'integrazione nel mezzo, subito dopo l'allenamento, è una delle cose più importanti, anche solo se dopo devo prendere magari come pasto c'è un frutto o uno yogurt e poi vado a dormire, o se devo fare pranzo. Il fatto che io abbia fatto subito dopo l'allenamento l'integrazione adatta, io me ne accorgo nell'allenamento che viene della sera. Anche perché l'organismo è particolarmente recettivo in quella fase lì. In quella fase lì lui è propenso a accettare, parliamo delle ore, no? Post performance. Ah, Gabri, ti voglio aggiungere questa cosa, e poi conferma se è vera, perché questa te la sto dicendo proprio un live registrato, perché non ti ho detto niente prima. Che il corpo si accorge anche quando, che delle volte mi è capitato, che non ho fatto in tempo, oppure avevo finito dell'integrazione, il corpo si accorge anche quando dice, come per dire, oh, dove stanno le mie cose? Dove sta la mia integrazione? E quindi io mi accorgo come il corpo sente, accusa, ma lo sento proprio a livello fisico, come se mi richiama determinate cose che sono abituato tutto il giorno a prendere. Sì, sì, ma magari poi infatti sento molta più fame, oppure delle volte mi capita il tremore. L'ipoglicemia? Il tremore perché non ho dato quell'integrazione che è abituato dopo uno sforzo tantissimo, quindi si rigenera subito. Quella è l'ipoglicemia, che dopo, quando sei proprio, hai esaurito il calo, il crash, quello che dicevamo prima. Perché è importante sempre, soprattutto se sei un professionista, questo ci tengo a dirlo, se sei un professionista da essere un po', io sono della Vergine, quindi da prepararti tutto prima, anche la sera prima, per quando vai in palestra, in modo che quando apri lo zaino ci avrai sempre il tuo pre, intra e post workout. Ale, argomento scottante, che qua ne abbiamo parlato in tante occasioni e se ne parla sempre di più anche in ambito, chiamo così, mediatico: il taglio del peso. Sì. Questo benedetto taglio del peso che è croce di tutti gli sport da combattimento in particolare, e che ha portato a provvedimenti anche a livello, certo, a livello, diciamo, di regolamenti, proprio perché fa danni. E tuttora vedo che stanno migliorando le cose, però ancora vedo nel mondo del fighting non è ancora ben interpretato, ben approcciato, no? Quindi ancora l'ignoranza regna, dilaga. Okay. Diciamo, com'è stato io so già bene tutto, cioè, tutto. La tua esperienza. Io ci tengo a dire questa cosa. Questo, l'approccio negli anni con il taglio del peso. Ok, allora ci tengo a dire questa cosa, che ogni cosa che è stata detta fino adesso, tutti sapete, sia io che Gabriele ci mettiamo la faccia, perché è sempre stato vera, di qualsiasi cosa che abbiamo parlato, argomento. Sta di fatto che ho fatto questa premessa perché ci troverete dei video che io non ho mai levato di come facevo il taglio del peso prima che conoscessi Gabriele, e quindi uno può capire la differenza. Ecco perché ho fatto questa premessa. Prima io ho fatto tutte le fasi dei combattimenti, e prima si faceva il taglio del peso in maniera assurda, quindi non si mangiava, magari
verità questa, il martedì arrivavo a 93 kg, il venerdì ne dovevo fare 83, quindi non si mangiava e si andava a levare l'acqua sempre di più, e oltre a questo devi mettere la plastica e allenarti, oppure devi masticare la carne cotta, perché si diceva ti prendi quelle proteine e poi sputavi la carne, quindi pure una sofferenza psicologica, come se uno ti passa con la Nutella vicino col cucchiaino e poi volevi e non te la dà. La stessa identica cosa succedeva a noi, perché c'era un'ignoranza. E ci sono dei video su YouTube che per fare la ricarica mi mettevano, subito dopo il peso, mi mettevano, che è una cosa, quando gli ho detto Gabriele è rimasto così tipo paralizzato, mi riempivano di cibo, tipo di pizza. Cioè io mangiavo pizza a volontà, gentilini, biscotti a volontà e un, sì, litri di acqua di cocco, ma non c'era un senso logico. E il taglio del peso è stata una delle cose più problematiche a livello fisico per me e per tanti che, come diceva Gabriele, hanno messo delle regole ben specifiche dove non puoi perdere più di tot peso, altrimenti fa il danno, l'atleta fa il danno, quindi noi dobbiamo pesarci. Ma anche poi per assurdo arrivi che l'atleta perde tutto il lavoro fatto nei mesi precedenti di preparazione, proprio in pochi giorni ti vai a bruciare a livello energetico, a livello di sistema nervoso, anche perché poi tutto quello che sarà l'introito, l'organismo non lo prenderà in maniera efficiente. No, e poi il cervello, mi hanno spiegato che molti ematomi al cervello, cose che succedevano, perché il cervello è come una spugna. Quindi nel momento della disidratazione, la spugna è come se viene diventata secca, si leva quel liquido. Beh, tutto il sistema cardiovascolare e renale che va Io ho avuto il problema ai reni nel 2012. Poi va bene, dopo questo taglio del peso, questa era la mia crudeltà. Succede che conosco Gabriele, parlo di questo problema, già avevo cambiato categoria, ma anche quando feci il mondiale col Carvaglio negli 83 kg non ho sofferto mai come avevo sofferto prima. Perché? Perché veniamo da un processo dove sì, il taglio del peso va fatto, ma viene, io con Gabriele lo faccio, viene calcolato quanto devo perdere quando manca 10 giorni, una settimana, quindi vengo monitorato sempre. In maniera molto più fisiologica negli ultimi giorni, però il lavoro grosso l'abbiamo fatto rieducativo nei mesi precedenti, a livello alimentare. Dove e adesso... poi una cosa che mi ha insegnato tantissimo, quindi la mia fortuna è questa, che una volta arrivo a 107 kg, 108 kg e poi scendere magari anche a 93, 83 kg. Adesso invece Gabri vuole sempre che io arrivo al massimo di un 102, 103, non devo superare quel questo peso. Questo penso che è stata una grossa... E questa è stata la mia prima differenza per il taglio del peso. Anche perché poi abbiamo riportato quello che sono le tue prestazioni in un range di peso, le abbiamo riportate poi anche quando ci serviva. Quando ci serviva. E quello che dicevo prima, dalla pizza, è cambiato. Adesso... Si inizia bene con i liquidi, quindi riidrato il corpo, anche se non faccio più quei tagli drastici. No, anche perché poi non abbiamo mai più smesso di bere, di fare approcci... Non ho mai più smesso, io stavo più di 24 ore senza acqua e non è mai più capitata questa cosa. E in più avevo K-Way e sauna, che era una delle cose... è una tortura. Ma poi è stato proprio, diciamo, l'hai vissuto come... un approccio durante l'anno di mantenerti in una condizione più salutistica, più anche perché adesso vedo che la tua alimentazione è molto equilibrata, molto più bilanciata. La differenza prima, sì, perché ho imparato moltissime cose che prima non sapevo e voglio ricordare anche se dei video che abbiamo detto prima, io non credevo neanche nell'integrazione all'inizio perché non mi era mai stata insegnata. Poi quando ho conosciuto e ho visto veramente, quando tu mi hai detto mettiti là e fai questo, 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 questo e vedrai i risultati, e io vivo così, dalla mattina alla sera con la mia integrazione sia della mattina, prima, durante e dopo gli allenamenti. E questo secondo me deve essere trasmesso un po' in tutto l'ambiente degli sport da combattimento, il fatto di avere un approccio molto più... sano, equilibrato e mirato soprattutto durante l'anno, più che arrivare a ridursi e dover calare 10-15 kg. Anche perché molti mi chiedono come fai all'età tua, come fai all'età tua. Io dico sempre a tutti, se voi mettete come il puzzle, se voi riuscite a mettere tutti i pezzi bene, sempre, costantemente, sei molto più duraturo nella tua carriera. E posso assicurare che all'età di 32-33, ma 10 anni fa, facevo un altro tipo di integrazione. Io me lo ricordo che finito il taglio del peso, finito il combattimento, io arrivavo veramente a 108, 100, 110 kg. Tutto era una cosa disumana. Sì,
e ho levato tantissime cose, dalle infiammazioni a molto altro, e tutto l'anno ci metto un attimo a entrare nel camp. Quando c'è la fase del camp, che è 2 mesi e mezzo, 3 mesi dal match, che mi dicono c'hai un match, io ci metto zero. Invece quando dovevo, mi dicevo guarda, tra 2 o 3 mesi combatti, venendo da un'intossicazione alimentare, senza integrazione, io ero devastato e arrivavo a 1 mese dal match che stavo bene, però ormai ero sprecato perché mi ero distrutto per arrivare a 1 mese dal match bene e ormai ero distrutto. Contando che abbiamo, tu parli di prestazioni, parli anche di estetica, certo, perché parliamo anche di quella, perché certo, comunque rimane in forma costante l'anno, ma parliamo anche di valori di sangue, certo, perché guardando i valori che tu hai adesso ematici rispetto al passato sono sempre molto molto più in ordine. Sì, cioè, in passato non si potevano vedere, dove se chi mi guardava analisi si metteva le mani, dicevano fermi tutti, smetti tutto, stacca, chiudi la saracinesca. Però adesso contento, contento che vengo seguito per il taglio del peso e contento che è cambiata anche la mia mentalità per arrivare al peso. Altro tema scottante, sì, gli infortuni. Sì. Come voi, voi fighter sono sempre, diciamo, un po' all'ordine del giorno e fa parte, diciamo, fa parte del gioco. Come ti approcci? Perché purtroppo in allenamento, oppure anche l'usura stessa, ecco, diciamo che noi abbiamo, certo, molto a che fare anche con questo tipo di problematiche. L'usura stessa, come ti approcci per favorire i processi, anche perché tu non puoi tutte le volte fermarti, metterti a riposo sul divano, ma dobbiamo cercare di andare avanti e portare avanti la preparazione il più delle volte. La maggior parte dobbiamo continuare ad andare avanti facendo fronte a acciacchi, stiramenti, ematomi e quant'altro. In particolare, parliamo, non so, di quello che possono essere appunto, non dico strappi, però anche strappi stessi, magari di un'entità non troppo marcata, che ti permettono di continuare ad allenarti o comunque di prenderla un po' alla larga. Come favorisci i processi di rigenerazione? Perché dobbiamo accelerare, dobbiamo tenerci sempre sul pezzo. Ok, guarda, io ormai ho inventato un sistema, come quando uno magari va, uso questa ad esempio, quando vai al centro estetico per farti la lampada, ti danno la crema per farti la lampada, giusto? Ti danno la crema per essere più abbronzato. Ok, bustina di Agilin e collagene, quando faccio sauna e ghiaccio. Ottimo, infatti stavo dicendo la crioterapia. Io faccio questo, però prima ho, perfetto, preso uno shake di Agilin e collagene. Quindi adesso tu hai, che ne so, devi andare a fare la lampada, ti danno la crema, guarda, ti abbronzi di più, ti danno la crema, tu la metti, poi ti metti sotto la lampada, ok. Voglio recuperare poi, prima. Poi, concettualmente vuol dire crioterapia, certo, sfiammo, certo, cerco di levare il più possibile l'infiammazione, l'acuto, e poi dopo col discorso dell'agene, che è collagene idrolizzato, sì, vai ad fornire quelli che sono dei peptidi, quindi ripeto, collagene idrolizzato, quello che sta parlando Alessio, quindi già predigerito, già in forma di peptidi ad alto assorbimento, quindi non è collagene il brodo, no, di gallina, che appunto che ha un limite di assorbimento, collagene idrolizzato che viene rapidamente assorbito e va a posizionarsi in maniera target specifica. Cosa vuol dire target? Va proprio in loco, quindi parliamo dove di hai l'infiammazione, abbiamo un problema, uno stress, sì, quello che può essere un trauma a livello muscolare, e andiamo a fornire quelli che sono tutti i mattoncini preferiti che costituiscono appunto il collagene, questa proteina, la maggior proteina presente sull'organismo, e quindi enfatizzare, accelerare quelli che sono i processi di recupero e funzione. Perché comunque l'evidenza scientifica con tutti gli studi sta portando... Io ho la fortuna che nella palestra ho tutte e due, sia sauna che ghiaccio. Però posso dire, chi è che non ha questa cosa, può, tranquillamente a casa, se può, si prepara delle buste di ghiaccio. È molto metti, di moda adesso. Va di moda, quindi con l'acqua, metti l'acqua fredda, tu infili dentro e poi fai integrazione di collagene. Questa è la formula, che è un pacchetto che mi sono messo, visto che faccio sport da contatto, e gli impatti o delle contratture o comunque dei traumi grossi ce li ho sempre. È una formula che funziona tantissimo. In America, appunto, negli Stati Uniti, vedo che in tutto l'ambito sportivo e sport da contatto, sì, la crioterapia viene inserita. A noi poi ci andiamo ad avvalorare, appunto, a potenziare, diamo anche a fornire quelli che sono i mattoncini. L'ingegno dell'italiano. Adesso l'ingegno dell'italiano, noi ci buttiamo dentro anche questa cosa, dove loro dicono che appunto, collagene non deve essere visto
solo adesso mediaticamente come l'elemento per la pelle lucida, la pelle giovane, la pelle luminosa, la pelle idratata. Il collagene, diciamo che è presente in varie tipologie, in vari distretti dell'organismo, in questo caso Agilin, di quello che ha parlato Alessio, è un target specifico per il tessuto muscolare in particolare, oltre che andare a dar supporto a quelle che sono anche le articolazioni, tendini e legamenti. Sì. Ale, nel mondo degli integratori adesso diciamo che, specie il ragazzo giovane, è enfatizzato dai pre-workout. Tutti sembra che abbiano bisogno di questo stimolo in più, questa rabbia, questa grinta, quel brio, magari perché arrivi svogliato, arrivi stanco dalla giornata di lavoro, piuttosto che vuoi quel pompaggio muscolare, parlando in ambito palestra, oppure hai bisogno, certo, di avere quell'indice di resistenza in più. Tu li usi per workout, non li usi? Come ti approcci al pre-workout? Io uso il pre-workout, ma lo uso in maniera molto intelligente. Lo uso o nei momenti che sono veramente stanco o sempre il giorno che ho lo sparring. Perché? Perché lo sparring è, da noi ha fatto a livello altissimo, è una sorta di pre-match. Anche se abbiamo le protezioni, i colpi si sentono, quindi cerco di stare molto attivo, ma soprattutto lo uso quando faccio lo sparring, perché vengo dal giorno prima che ho fatto due allenamenti tostissimi. Quindi, che ne so, se lunedì ho fatto lotta libera greco-romana e la sera ho fatto preparazione atletica e tecnica, il martedì si fa sparring, ma vengo già da una giornata devastante. Allora quel pre-workout mi dà quella cosa in più per stare ancora più vigile, più duro, oltre tutte le cose che abbiamo parlato prima. Però quel pre-workout mi dà un focus in più. Però è importante il fatto che tu abbia detto non lo uso tutte le volte. Non lo uso tutte le volte. Io non lo uso tutte le volte perché con quello che già prendo e la voglia di allenarmi e la voglia di fare è tantissimo. Ecco, specifico anche questo discorso al bisogno, no? Il fatto che specie in ambito di sport da combattimento, anche un eccesso di quello che può essere un pre-workout con stimolanti non riesce a recuperare, ecco, non riesce a recuperare. Controproducente. Infatti è stata una delle cose, ti ricordi? Che ne abbiamo parlato immediatamente. Quando ho detto, guarda, se fai il mio intra-workout, per favore non ci mette la caffeina o caffeina. E una volta mi ha detto, guarda, al massimo che io ti posso dire, la caffeina ha rilascio lento, che è differente dalla caffeina che ti dà il picco. Perché? Perché noi abbiamo il minuto di recupero. Se in quel minuto di recupero non riesci a abbassare, non riesci ad abbassare, è come se stai sempre con la macchina da 200 a 20, la metti a 190, non riesci a recuperare il motore. Sì, anche perché è per assurdo, uno pensa che i fighters debbano usare per workout sempre, no? Sul fatto che debbano essere sempre ipercarichi, iperrabbiosi, iperstimolati, cosa che tante volte incide in maniera massiccia sul sistema nervoso, che viene iperstimolato e sta troppo a palla. Quindi Gabriel, per l'esperienza di questa cosa che stai dicendo te, e te lo dico dal Brasile, no? Da qui, quindi quelli che esagerano col pre-workout prima, sempre, in continuazione, oltre che vanno e fanno, ma soprattutto tanti fighter che lo mettono, perdi lucidità, e perché poi alla fine loro, quella è come se protegge la loro, tra virgolette, paura, perché come sappiamo, se tu sei bello accelerato, stai più focus, hai anche più coraggio. Però questa cosa di avere più coraggio è borderline. È borderline, perché la linea è sottile, no? Quando abbiamo invece troppo, scolliniamo, anzi, l'ansia aumenta. No, tutto. Lo stato appunto. E poi non riesci a recuperare in quel minuto per ritornare. Quindi quando ritorni vai più in affanno. Ho visto degli amici miei abituati a vincere nel primo round, magari in pochissimi minuti, non aspettarsi che l'avversario potesse resistere. Nel secondo round perdere match perché ormai erano andati troppo in affanno, un po' per la prestazione del primo round che era stata intensa e poi per tutto il pre-workout che si erano presi prima, e il corpo non riesce a recuperare. Quindi il pre-workout non bisogna abusare, è ottimo, io lo dico, sono il primo che lo uso, però io prima che consumo un barattolo di kamikaze ce ne vuole tantissimo di tempo, perché lo uso in maniera intelligente. Sì, ma infatti l'uso del pre-workout deve essere proprio fatto così, in maniera intelligente, in maniera mirata, in maniera saltuaria al bisogno, appunto, magari anche nello stato, aggiungo, quando uno è in deplezione col peso, quando uno è sotto, diciamo, energie anche da un punto di vista calorico, magari ti può dare quella spinta in più, che però non deve essere quella costante, perché a maggior ragione, se rimaniamo troppo modalità cattiveria,
da non stimolante. Riesci, non riesci a tornare non al non riesci poi a scendere e dopo andiamo anche ad alterare tutti quelli che sono i processi dopo di recupero che di cui parlavamo all'inizio. Guarda Gabri, voglio dirti questa cosa che è verità, eh? Molti si focalizzano magari solo su un integratore che è il pre-workout e pensano che con quello fanno tutto, ok? Non sì, adesso troviamo dei blend che hanno dentro veramente, abbiamo stimolanti, adattogeni e non capendo che questa cosa invece è controproducente proprio per quello che abbiamo detto fino adesso. Mentre quello che stavamo dicendo prima, il fatto di ogni giorno avere un tuo sistema di integrazione, che poi uno valuta anche testando, ok, tra prima, durante e dopo, cambia l'effetto perché tu non avrai mai quell'effetto borderline che potresti non scendere più con il cuore, con i battiti per recuperare. Mentre gli altri integrazioni non va a toccare sul sistema della caffeina, tantissima caffeina, e ti danno tantissima resistenza a livello del 360 gradi sì, del corpo. Diciamo che andiamo come a parlare di altri fattori, abbiamo parlato di supporto glicemico, contrasta la fatica. Ma è quello però che fa differenza. Invece purtroppo vedo anche per claim sbagliati, anche per altri tipi di integratori, si guarda quanta caffeina c'è, quanti stimolanti ci sono, dove più ce ne sono, più il pre-workout è buono. Cosa che invece dopo si ritrovano con i ragazzi con l'affanno, l'ipersudorazione, si disidratano prima, si fanno fatica appunto quando è il momento di recuperare a scendere e perdono lucidità e anche quando arriviamo a un eccesso di ansia, nel tuo caso è ancora più in evidenza, dove il secondo può fare differenza tra un KO, uno strangolamento o anche solo una percezione visiva, il secondo può fare la differenza e quella perdita di lucidità viene data da adrenalina 1000, cortisolo che impalla, che anche tutto quello che è l'amigdala stessa, quando andiamo a parlare di ambito neurologico, ci fa essere più spaventati, più timorosi, quindi c'è il freeze, no? Andiamo dentro anche ecco, per quello io dico, con l'integrazione invece adeguata e fatta bene, tu puoi mettere in atto di più la tua pratica e più pratichi una cosa, più diventi quella cosa e meno paura hai. Però per far sì di poter far quello devi stare ore e ore in palestra e per stare ore e ore in palestra non è solo il pre-workout, è tutto l'insieme. Il pre-workout va bene, ma è tutto l'insieme. C'è anche una concezione sbagliata. Il pre-workout, tutti pensano allo stimolante, come dicevo, no? Invece il pre-workout dovrebbe anche favorire altri discorsi. Irrorazione di tessuti, ossigenazione di tessuti, che nel vostro caso vuol dire nutrimento ai muscoli, ma anche rimozione dell'acido lattico. Infatti una delle cose che è il kamikaze, io lo uso, è uno, quello che ce ne sono vari nella Yamamoto Nutrition, ma io uso sempre il kamikaze perché per il mio sport è perfetto. Perché abbiamo ossigenazione dei tessuti costante, quindi nutrienti che arrivano in maniera più marcata ai muscoli e quindi appunto tutto quello che può essere una fornitura di energia e supporto al recupero. Ah, ragazzi, dopo che avete acquisito un po' il dietro delle quinte a livello dell'integrazione di un fighter, tramite la mia esperienza, ma soprattutto il grande Gabriele, che è lui che sa di nutrizione e molto più, vi voglio ricordare una cosa: iscrivetevi al canale, se no io e Gabriele vi venimo a citofonare. Dai.